TV, serie TV L'amica geniale, le foto del blindatissimo set L'amica geniale, le foto del blindatissimo set. Ecco i protagonisti dell'attesissima fiction tratta dal bestseller di Elena Ferrante tra auto d'epoca, vecchi bus e gonne a ruota. A Napoli si torna agli anni 50 L'amica geniale, le foto del blindatissimo set. Ecco i protagonisti dell'attesissima fiction tratta dal bestseller di Elena Ferrante tra auto d'epoca, vecchi bus e gonne a ruota. A Napoli si torna agli anni 50 foto, le protagoniste di L'amica geniale girano all'alba in pieno centro. Sulla destra, il fonico con i microfoni. Credit, diritti d'autore ANSA. Si sta girando a Napoli, Caserta e dintorni la serie TV più attesa dell'anno, non solo in Italia ma anche all'estero. Si tratta de L'amica geniale. Ha lo stesso titolo del libro da cui è tratta, opera di Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa che mai ha rivelato la propria identità, ma che con le sue centinaia di pagine sparse per 4 volumi ha fatto sognare, piangere e trepidare quasi 10 milioni di lettori in tutto il mondo. A 7 anni dall'uscita in libreria, ecco dunque la storia di Lily e Lenù prendere forma e immagini. Siamo a Napoli nel romanzo e pure nella realtà. Il set è stato allestito proprio come negli anni 50, con antiche insegne appese nella Galleria Principe e auto d'epoca parcheggiate in piazza Plebiscito. È qui che passeggiano le amiche Raffaella, Lila, ed Elena, Lenù, nate e cresciute in un povero rione di periferia, ricostruito per esigenze di set a Marcianise, vicino a Caserta. A interpretare Lila ed Elena bambine sono 2 giovanissime napoletane, Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, mentre Gaia Girace e Margherita Mazzucco interpretano Lila ed Elena in versione adolescente. Tutte debuttanti. Schermo intero le protagoniste di L'amica geniale girano all'alba in pieno centro sulla destra, il fonico con i microfoni. Credit, diritti d'autore ANSA. Il timpano della chiesa svetta tra gli edifici del quartiere. Il set occupa 20.000 metri quadrati. I pannelli verdi sono il fondale sul quale verranno inseriti gli effetti speciali. Nell'ex area industriale della vetreria Saint-Gobain sono state costruite le facciate di 14 palazzine, 5 set di interni, la chiesa e il tunnel che collegava il quartiere, all'epoca in campagna, con il mare e la zona del porto. Le facciate delle case del rione dove crescono Lina e Lenù sono state ricostruite a Marcianise. Sui terrazzi sono stati persino stesi i panni, come nel vero rione napoletano. Dietro la macchina da presa c'è Saverio Costanzo, regista del film La solitudine dei numeri primi e della serie TV In Treatment, lui stesso fra gli autori della sceneggiatura assieme all'inafferrabile scrittrice. Ovviamente Elena Ferrante ha partecipato alla stesura del copione solo e rigorosamente via mail. Si tratta di una serie internazionale, dato che in America i romanzi della Ferrante